Onorevole Battaglia, quali sono i motivi della sua candidatura al Parlamento europeo? Beh, le ragioni di questa candidatura nascono dalla necessità di utilizzare questo importante appuntamento elettorale per cominciare a disegnare quale Europa vogliamo che si costruisca. Dopo gli accordi di Maastricht, l'Europa è adesso veramente a un bivio. Repubblicani, ex liberali, transfughi. La rosa è la lista come realmente è stata presentata sul giornale, non sovrapponibile alla lista verde, non è la lista verde, anche se all'interno ci sono delle associazioni di protezione civile, associazioni di vecchi movimenti, vecchi nel senso che esistono da 1 o 2 anni, come per esempio la Rete. Partiamo dalle norme di attuazione del piano del PRG, del piano regolatore generale. Queste norme di attuazione all'articolo 11, per quanto riguarda questi insediamenti turistico-alberghieri, dice dall'articolo 11 che praticamente recita in maniera abbastanza generica, a differenza di altri piani regolatori di attuazione del piano regolatore generale. Sia per l'informazione sia per diffondere le esperienze di ognuno, soprattutto di quei gruppi che sono più deboli nei confronti dei massimi premi. Per l'edilizia scolastica assente, soprattutto per la scuola materna, dove i bambini vivono in scantinati, su queste cose, ma una città sofferente. Pensiamo noi alle quote del latte, alla mancanza dell'acqua, al risanamento degli animali. In primo luogo vogliamo moralizzare la vita politica cittadina, in quanto riteniamo che la moralità e la legalità siano strumento per una vita migliore e per un incremento della ricchezza collettiva. Ci metto l'avanza e scompare il verde. Una politica dissennata che ha penalizzato i nostri centri storici, non solo Imbla, ma anche i centri storici, è stata fatta soltanto perché degli interessi privati di amministratori avevano degli insediamenti, dei terreni edificabili nella zona di Pianette e di conseguenza a nessuno interessava far sì che i piani particolareggiati, soprattutto dei centri storici di Ragusa e Ibla, venissero alla luce. L'uomo storico della sinistra ragusana, l'onorevole Giorgio Chessari, per ora è il primo, quindi sicuramente Chessari al ballottaggio. Abbiamo 50 sezioni su 100 per quanto riguarda l'elezione diretta del sindaco nel comune capoluogo. Per il candidato di Città Nuova, l'onorevole Giorgio Chessari, 5.662 voti, pari al 28,41%. Il dottor Schembri per Ragusa, il 20,06% con 3.999 voti. Ragusa cambia, il professor Firrito, 1.990 voti, pari al 9,98%. Poi abbiamo il candidato del Polo delle Libertà, 4.592 voti, pari al 23,04%. E poi l'ultima lista, vale a dire Vivere Ragusa, dell'ex sindaco, del sindaco uscente, il dottor Massari, il 3.688 e 18,50%. Questa riunione è per presentare la lista degli assessori per il Polo della Libertà. Tocca a me presentarla, che sono il candidato sindaco. E innanzitutto iniziamo con la presentazione. Abbiamo l'architetto Battaglia, l'ingegnere Di Giacomo, il dottore Schembri, il signor Momi Cartia, la ragioniera Massari, il professore Menucci, il preside Bonomo e l'industriale Sabatini, Aldo Sabatini. Noi, così approfondendo i vari aspetti del problema traffico di Ragusa, abbiamo individuato l'esigenza di far convergere una serie di misure per affrontare l'argomento. Giorno 26 ci saranno le elezioni, poi ci saranno dei dati tecnici per l'insediamento, poi si andrà nei primi di luglio. Quanto tempo resta per intervenire? Se si tenta di intervenire in un modo profondo, strutturale, e ce ne sarebbe veramente bisogno, non credo, e lei non può non convenire con me, che quei tempi tecnici, lo spazio temporale che abbiamo a disposizione, è estremamente limitato per realizzare tutto quello che si ha in mente di fare.
Gli interventi tampone, per rispondere direttamente a una integrazione della domanda, sono certamente possibili e io aggiungo che sono anche necessari in molte realtà. Noi non siamo assolutamente nella volontà di fare spartizioni. Noi siamo tutti individui che abbiamo il nostro lavoro e mettiamo a disposizione parte del nostro tempo, forse ne metteremo a disposizione tanto e quindi questo influirà sulle nostre attività. Ad Armando Spadacino. Purtroppo non possiamo dire che i giornali quotidiani riconosciuti qui in Ragusa e provincia abbiano dato un contributo giusto e doveroso, almeno non dico come par condicio, perché nessuno ha mai pubblicato quasi nulla. Michela Severini. Anche potendo rendermi conto che man mano che siamo andati avanti nel nostro programma abbiamo potuto constatare e verificare che questi problemi esistono e che tante altre persone che sono state prima di noi forse non hanno dato lo sguardo dovuto. In un locale di Pozzallo, serata con i giovani del CDU. Siamo con l'unica consigliere comunale del centrodestra al comune di Pozzallo, la signora PD. Geri Giovanna. Geri Giovanna. Lei è una giovanissima che fa parte del CDU ed è stata eletta nelle file appunto del consiglio comunale. Come mai si è trovato con i Cristiani Democratici Uniti? Beh, devo dire che l'approccio è stato del tutto inaspettato perché era diciamo fuori dalle mie aspettative e quindi mi sono trovata con un gruppo di persone con le quali condividevo punti di vista e con le quali mi trovavo bene anche umanamente. C'erano, a quanto vedo, mi meravigliavo di questa sintonia che c'era tra noi, ma evidentemente sono dei punti in comune che contraddistinguono, finora lo posso dire tranquillamente, le persone che appunto ci circondano. È stato semplicemente l'inizio, cioè il punto focale che mi ha fatto partire in una situazione un po' particolare, impegni eccetera, è stato proprio quello dell'impegno, del fatto che nessuno si voglia mai impegnare attivamente in politica. Allora è facile criticare, non criticare, ma mai nessuno vuole mettersi in prima linea. Allora io sono un tipo che prende le cose al volo e infatti ho voluto provarci, insomma. Signora Matuna, che è un'imprenditrice arrabbiata, lo possiamo dire, tanto che aveva pensato di fare una lista autonoma da presentare e poi invece si è arruolata nelle file del CDU. Intanto perché è arrabbiata? Arrabbiata tantissimo perché per il sistema creditizio bancario che è proprio molto molto a terra qui da noi, anche perché paghiamo tantissimo di percentuale in più rispetto al nord e abbiamo tanti doveri e pochi diritti. Vedendo la differenza che c'è tra, prendiamo adesso la Svizzera nel mio caso, e l'Italia, purtroppo lì, anche essendo straniera, malgrado essendo straniera, io avevo tutti i miei diritti come gli svizzeri. Esatto, invece qui io vedo veramente che c'è molta, come devo dire, non negligenza, ma cioè, ognuno deve affrontare i problemi propri veramente con tutta la forza, perché purtroppo la burocrazia italiana si è molto soli, veramente, perché io, a dire il vero, dopo 21 anni di estero mi sento straniera nel mio paese. Una scelta sicura il CDU, una scelta per i giovani di Pozzallo, perché a Pozzallo si fa poco per i giovani. Noi ce la mettiamo tutta per fare qualcosa di utile.